lo speed ha cambiato questa situazione, insomma. Quindi nessuno ha mai In usato il alcuni volo su non è chiodo, mai dice. cambiato. No, Potete darmi 25 speed che io comunque ho paura di cadere, però. Ciao a tutti, questo è il seguito della puntata con, diciamo, omaggio alla l'apertura in arrampicata libera in montagna. L'altra volta avevamo Manolo come ospite insieme a Luca Schiere e Maurizio Tasca. Oggi abbiamo Alessandro Gogna. Alessandro, parto con te. Tu hai assistito all'evoluzione delle aperture in montagna. A parte che hai aperto vie, hai aperto moltissimo, no? Avevi anche te da subito l'idea di aprire in libera o è arrivata col tempo questa cosa? No, è arrivata con il tempo, assolutamente, perché io vorrei ricordare a chi ci ascolta, chi ci vede, che negli anni 60 non si faceva assolutamente distinzione più di tanto tra l'arrampicata libera, l'arrampicata artificiale, addirittura si usava l'espressione sesto grado artificiale, che non si capisce. Era scritto, fior di riviste che riportano anche usata da nomi di un certo rilievo, quindi intesa come massima difficoltà. Sì, sesto grado artificiale, ma non, sì, non erano i giornalisti che non capivano, sì, niente. Sono stati gli alpinisti. Non tutti, però qualcuno. E quindi c'era questa confusione, la distinzione A0, che significa tirarsi su un chiodo con una mano, era inesistente fino al 75, oggi sono quasi 50 anni, però non c'era prima. Per cui in questa confusione l'idea di aprire in libera o quanto più in libera possibile, sì, c'era vagamente, perché si sapeva, insomma, dalla storia cosa avevano fatto i vari, no, De Tassis, piuttosto che... Perché c'erano stati signore, aperture in libera. Certo. Questo lo si sapeva benissimo. Ah, ecco. E si sapeva anche che in tutti quegli anni, purtroppo, molte vie si erano un po' svalutate proprio per il fatto che erano state progressivamente anche addomesticate, chiodate, con, sì, l'aggiunta di chiodi dai vari ripetitori. Esattamente. Perché questo era un po' un problema delle vie dei chiodi, no? Perché le vie dei, sì, chiodi alla fine non sai mai come sono state aperte, perché magari erano state aperte con un determinato numero di chiodi, a partire dalla cassina, ma anche alle se trecine, però... e poi magari ti ritrovi una fila di chiodi oggi e succedeva. È un po' un limite. Il contrario anche, sì. Succedeva che anche se lo sapevi il numero dei chiodi, poi te li trovavi comunque di più. Cioè c'era, magari io lo sapevo, lui non lo sapeva, cioè, o comunque uno lo sapeva ma se ne fregava. Cioè, la libertà c'è anche in queste cose, no? E poi succedeva che ogni tanto partivano spedizioni punitive di schiodatori che... Sì, anche oggi comunque. Sì, no, forse nulla di nuovo sotto il sole. No, alla fine no. Che appunto schiodavano smartellando via tutto, quindi anche danneggiando tutto sommato, insomma, la roccia in maniera, insomma, irreparabile. E questa era la situazione. Quindi l'idea di aprire in libera è venuta molto progressivamente. Molto progressivamente. I colpevoli chi sono stati? Allora, i principali colpevoli sono, perché più di uno, ecco. Io mi metto tra i meno principali, ma c'ero anch'io. I principali sono Messner e Cozzolino, cioè, okay, questo non si discute, ma direi non solo per l'Italia, anche per proprio l'alpinismo, come dire, che europeo. Poi Messner l'ha un po' codificato nel settimo grado, questa, certo, nel poi famoso libro. Ha anche scritto, sì. Diciamo che il libro è stato un po' un... Però sai, il primo articolo che ha parlato di questo è stato l'assassinio dell'impossibile, che era del 68. Cozzolino ha fatto la sua parte, anche lui più che altro senza scrivere, ma facendo azione e aprendo vie veramente, appunto,
senza praticamente chiodi o pochissimi chiodi. E poi sono arrivati i liberisti, di cui sì. Manolo fine anni 70. Nel frattempo è venuto Manolo e insomma anche altri che hanno... Manolo e altri nomi? Fine anni 70 che hanno partecipato alla rivoluzione? Ma guarda, non so, tra i francesi per esempio ci metterei gente come Cordier, come Patrick Cordier, che è sicuramente è stato uno dei più, che ha visto più lontano, insomma, ma poi c'erano anche quelli che aprivano in Verdun, anche se forse sono leggermente posteriori, cioè fine anni 70 e non primi anni 70. Mi ci posso mettere anch'io per un... piccole cose, insomma, sì, sì. Ma sicuramente l'idea, ecco, non so, per esempio l'apertura che ho fatto su, sulla parete nord-est delle Quai du Lachaud, la cosiddetta diretta perché c'era già la via di Cassin e Tizzoni, lì abbiamo aperto questa via usando il più possibile questi Naz rudimentali che erano arrivati, qualcosina era arrivata, qualcosa avevamo costruito noi, ma erano i dadi delle ferrovie, come si diceva, sì, erano i bulloni dadi, cioè pezzi di metallo, insomma, in qualche maniera. Comunque ne avevamo un assortimento, meglio quello e cunei di legno. Caspita, non c'è confronto. Quando l'idea appunto di lasciare a casa il cuneo di legno era fantastica. Ma non lo difende molto il cuneo di legno? Ma lo difendo anch'io come storia. Me l'ha anche regalato. Io ho vinto il cuneo d'oro, mi hanno fatto, sì, a Domodossola c'è il cuneo d'oro. Almeno ce l'hai. Cuneo d'oro, poi vabbè. D'oro, certo. Non è d'oro. Ma perché un set di cunei di legno era grosso o era una questione di sicurezza? Insomma, quando io ho fatto lo Scara, avevo entrambi. Avevi la serie dei cunei di legno? Eh sì, varie dimensioni e lunghezze, perché lì non è che poi, come il friend, che si può adeguare, alla, cioè, per cui deve avere tanti cunei diversi. Ah, beh, certo, come... E lì avevamo fatto tutta una ricerca anche sul peso di un certo tipo di legno, che deve essere, immagino, frassino, ciliegio, castagno, noce, di tutto. Ma spero anche sulla resistenza del cuneo di legno. Resistenza, sì, il fico non l'abbiamo usato. E niente, quindi avevamo, quando abbiamo fatto lo Scarason, che era il 67, avevamo un peso mostruoso solo di cunei, e meno male che l'avevamo perché l'abbiamo usati anche. Luca, l'apertura di questi anni tua e una di altri che t'ha incuriosito? Domande così specifiche, non so mai rispondere. Allora, avrai delle tue visioni. No? Eh sì, ma su due piedi. Allora, fammi pensare. Certo, questo è il format, no? Le domande non sono preparate. Che mi ha incuriosito? Mi è venuta in mente, forse perché l'ha citata l'episodio prima Mauri, appunto l'apertura in solitaria di una via sportiva... È una cosa strana in realtà, cioè di alta difficoltà, insomma, è proprio un casino. Ah, e poi no, ecco, una che mi ha incuriosito, non ricordo né il nome né l'apritore, ma sempre in solitaria una via che arriva fino all'8C su una parete strapiombante, con tanti tiri, cioè pochissimi speed e tanto protetta in Austria. Non mi ricordo, una roba uscita così, e se hai provato a scalare in solitaria, in mente che casino può essere, cioè complicato, difficile... Non c'è nessuno che ti fa sicura, ti serve tutto il materiale perché non puoi recuperarlo. Non so come abbia fatto. Tu hai provato in solitaria qualche apertura? Apertura nel senso che poi mi sono perso da una via e poi ho vagato per le pareti, sì, però per partire per aprire no. È complicato, cioè devi aver voglia e comunque non è come scalare in due, ovviamente. Sei lì da solo, appunto devi avere prima tutto il materiale addosso, perché nessuno te lo può dare. La sicura è quello che è, ah già, questo di gestire la corda, che non avevo, sì. Poi vabbè, ci sono dei modi in realtà, però cambia, sì, è vero, quella mi è venuta in mente quella cosa lì, poi magari mi vengono tante altre cose in mente, ma quella è, sì, non so dire il nome, però sì, no, la conosco anch'io, ma adesso in questo momento anche a me non sì. viene in mente, sì. Te Maurizio, sì. Qualcosa che ti ha colpito? E quella, come vi ho detto, nell'episodio precedente. E qualcosa che hai fatto te in apertura
Ma a me ha colpito il discorso dell'aprire su quelle difficoltà lì, e comunque non è che ha fatto, come diciamo noi, una ciodera, perché le protezioni non è che sono proprio messe vicine. Cioè, a monte ci va una buona pratica, penso, ed una buona preparazione di questa cosa, perché come stava dicendo Luca, io ho fatto un tentativo, ma proprio sperimentale, che poi ovviamente mi è passata la voglia in fretta, di provare a aprire in autosicura, ed è una tribulata. Cioè, o hai veramente, passatemi il termine, una dimestichezza con l'apertura e conosci anche la roccia, quindi puoi più o meno prevedere cosa ti trovi, cosa non ti trovi, anche se è una cosa abbastanza empirica, e devi avere un gran margine, perché gestire tutto da solo con le protezioni istanti in autosicura e gestirti il materiale, il trapano, fermarti, dopo dipende sempre che cosa incontri, perché penso che se riesci ad aprire dove, cioè, su un terreno in cui vai molto di protezioni veloci, sicuramente è molto più gestibile. Comunque il livello aiuta, giusto? Beh, quello aiuta sempre, sì. No, dico questo perché ci fu un rivoluzionario innovatore che io conoscevo poco, magari voi conoscete di più, è stato Paolo Leoni e il suo gruppo, perché io non lo sapevo che lui, cioè, alla fine scalava sull'8B e andava poi a aprire potendosi permettere ben poco artificiale, lui e il suo gruppo, proprio perché aveva già un altissimo livello di scalata per i tempi. Poi erano ben pochi che scalavano su quelle difficoltà. Non so più. Sì, vabbè, certo, se sei solido sulle prese, che sia verticale o strapiombante in placca, hai più tempo per star lì, sai. Ma quando vai ad aprire te, ti alleni, fai un periodo in libera per aumentare il livello? Quanto conta nelle tue aperture? Il livello è quello, non è che posso... dipende. A me, tipo, su granito, una roba che mi piace, se si può, cioè che non sia un muro liscio, ma sai, via un po' di fessura, così, piace aprire in artificiale, magari spingere anche un po' in artificiale e poi la sali in libera. Anche perché tante volte non hai molte alternative. Però fai una cosa doppia, quindi fai sia l'artificiale che la libera. E la roba bella è, secondo me, che quando sali in artificiale sei talmente lento, sei preso, stai lì proprio un sacco di tempo, che proprio la parete la conosci, cioè ti ricordi i cristalli, è una roba pazzesca. Sì, e poi libera magari passi lì, va come un fulmine. Sì, sì. Ma è vero, anche nelle vie che ho aperto io, comunque devo dire che ricordo tuttora a distanza di anni il tiro a centimetro, mentre magari vie che hai fatto in palese assolutamente no. Anche se ci sei stato due mesi, tipo. Sì, anche se è una cosa che a spicchio, cioè quei sì. 5 metri ti ricordi proprio, ero andato alla destra di un metro. Infatti mi sono sempre, io ho sempre pensato che il ripetitore delle tue vie fa molta, molta più fatica di te. Cioè quando tu apri le vie in libera, no? Secondo me il ripetitore, cioè se le vie sono aperte in un certo modo, con quindi chiodatura distante, che nel mio caso era spitti, in altri può essere a chiodi, o eccetera, cioè il ripetitore è molto più forte di te, trova molte più difficoltà, perché io alla fine... Sì, scegli te dove... Beh, poi, detto, teoria questa, nel senso che l'apritore si ferma dove vuole, quando è stanco mette lo spit e si ferma. Sì, poi questo non magari non è proprio vero, non è così, anche dove ti trovi. Però a volte, beh, comunque aiuta. Se uno scala, cioè a me, e qui passiamo al grande, cioè, io sono rimasto colpito, ero sul pendio del Venden, quando ho visto Tommy Caldwell con te che lo assicuravi, che pur di scalare in libera, perché poteva fermarsi, era sulla nostra porta in via, poteva fermarsi allo spin, aveva visto quello dopo perché era 12 metri sopra, qualunque essere a questo mondo, compreso gli stack che aveva provato, si sarebbe fermato a dire dove va sta via, no? No, lui no, pur di andare in libera, lui alla fine ha sbagliato direzione e ha aperto. No, ma lì si era perso proprio. Eh sì, però comunque la tua friend, cioè a Nat in Vende, che è una cosa senza senso, perché cioè il Vende è proprio compattissimo, poi cosa avrebbero tenuto qui Nat, e comunque ha aperto questa variante di oltre i 20-25 metri, e lui ha proprio l'idea che o in libera oppure è una gogna
Gogna, non il tuo cognome, ma è una, cioè una, è un delitto, è un peccato mortale. Io sono rimasto colpito, ho detto, porca miseria, e vuol dire rischiare tutto. Cioè, per la libra tu rischi proprio letteralmente la pelle, quando tutto sommato stai ripetendo la via, non ci sono testimoni, ti appendi un attimo, vai su in sosta, poi ti ricali, fai un secondo tentativo, non sarebbe morto nessuno. Invece ma qua si entra poi in un discorso di etica poi personale, che è totalmente personale, che a me impressionò moltissimo, perché lui non aveva proprio mezze misure, cioè lui va a ripetere la via e per lui la ripetizione deve essere vista, costi quel che costi. Io l'avevo interpretato così, quella cosa che era, sì, ci sarà un limite comunque. Beh sì, quello è il classico esempio, c'era il traverso, lui non l'ha visto, è salito un po', poi si è reso conto era sbagliato, tirato dritto, è andato su. Tra l'altro credo che è più facile il tiro originale. Ma sì, infatti io ho detto 7B mentre noi abbiamo fatto 7C+, quindi ha avuto perfino più occhio, capito? Perché sì. noi non è che abbiamo detto andiamo là perché è più duro, cioè sì, quindi sì, comunque si è dimostrato superiore in tutto. Sì, sì. Ma questo. Io credo che un passo fondamentale nello svolgimento proprio di questo sistema di apertura delle vie si sia fatto negli ultimi credo 15 anni, sai? Via Spitterici? No, parlo del fatto che non si considera neppure di aver aperto una via finché non l'hai poi ripetuta nell'applicata libera. Sì. Sì. Questo vi assicuro che per anziani come me è tuttora la capisco, inverosimile. Sì, la capisco perfettamente, la approvo, la capisco, mi piace, ma francamente io non so, ma mai avrei pensato che si sarebbe arrivati a questo, ecco, cioè, a questo rigore. Sì, verso la proprio no. Beh, tu hai già comunque quella mentalità lì, un po' penso dagli anni '80 della libera. No? Sì, sì, beh, sai, ma un conto era, però insomma, l'apertura della via nella mia testa era comunque più importante che no, capito? Questa sì, no, è la magari differenza. Non tornavi a rifarla, però cercavi di scalare. Beh sì, 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 quello sicuramente, sì. Sì, è cambiato un po'. Ma è cambiata sta cosa. Ma no, è cambiata. Cioè, addirittura non dicono neanche di averla aperta, no? Non lo dicono perché per sì, paura. Nel caso di Rolando, esatto, quella sì, è la qualcuno scuola. Per esempio non era il mio caso, ma nel caso di Rolando Lark lui la via è aperta solo quando la libera e soprattutto non lo dice nessuno. Questo, poi anche lui un paio di volte, fra cui per Supramonte non ce l'aveva fatta, alla fine dopo un anno che faceva avanti e indietro l'ha dovuto dire. Tu Maurizio hai aperto delle vie, era anche recentemente in Presolano, giusto? Sì. E, vabbè, il concetto tuo è di aprire comunque per una libera o... Ma io non ho mai in realtà neanche aperto in artificiale. Nel senso che l'idea di... Cioè forse, boh, magari anche un po' per dove ho aperto o che... O meglio, no, non è vero, mi correggo. Una via ho dovuto cedere, ho messo due fix. Sì, praticamente appeso al fix sotto perché la qualità della roccia non... Ero in prossimità di una cengia vicina e la qualità della roccia non era delle migliori, nel senso che questo verrucano lombardo era piuttosto a piccole scaglie. Ho provato due volte a mettere i cliff e saltavano. E non... Vedi come è costretto a giustificarsi? No, 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 stiamo parlando di cose diverse. Comunque si parlava o di vie a spit, si è sentito in colpa. Ragionamento lì, no? Se no di vie tradizionali, a chiodi o da proteggere in altri modi, l'artificiale è un'altra cosa. Sì, no, stiamo parlando appunto sì di due cose diverse. Poi ci sta il passaggino, se capita. Però sì, cioè, sì, no, si è sempre cercato di aprire in ottica, un minimo in ottica di scalare il più possibile libera tra una protezione e l'altra, di non comunque utilizzare i cliff come... mezzo di progressione, ma solo quando ti fermi per mettere il fix. E poi dopo queste cose sono un po', secondo me, un'etica che, boh, passatemi il termine, magari uno un po' si costruisce, uno si prefissa, cioè dice no, io, cioè, ho visto anche di persone che non hanno voluto neanche appendersi il cliff per mettere il fix. Poi penso che ci sia qualcosa che te lo vieti o qualcosa che ti dica sì, devi per forza farlo lì, e poi
è un po' un gioco che tu tante volte ti costruisci e ti metti te stesso in, cioè, ti metti in gioco con te stesso per dire boh, mi sono prefissato queste tra virgolette regole nella mia testa e voglio attenermi a quello che sono le... Beh, una volta Matteo aveva spiegato bene in un'intervista il perché alla fine le nostre vie erano oggettivamente un po' pericolose, e questo è un paradosso perché in realtà noi entrambi avevamo molta paura di appendersi al cliff. Infatti io non ho mai capito come Giordani, anch'io non ho una buona confidenza, riuscissero a fermarsi sul cliff e tranquillamente dire ok, adesso da qui parto. Io mi sarò appeso sul cliff credo in totale 3 volte, e quindi noi piuttosto rischiavamo tanto anche con un, ma pur di arrivare a un posto dove vedevi che poi avevo qualcosa dove faticando tantissimo, tenendo cambio mano eccetera, si poteva recuperare il trapano, mettere il flende e proseguire. Ma tu dici fermarsi un cliff e ripartire? No, ma io anche fermarsi un cliff e ritirare il trapano per cosa, è una cosa che a me personalmente faceva paura. Quindi il paradosso è che le nostre vie sono diventate pericolose non sempre perché volevamo spingere, ma perché proprio a me faceva paura. Sì, sì. No? E poi sì, c'è stato quel periodo lungo di apertura molto nella Marmolada in cui Maurizio Giordani, ma anche alla fine il Pesce è stato aperto così, Vettori, loro erano, si fidavano di fermarsi sui cliff e poi da lì ripartire per fare tratti di libera. E qui quello, comunque quando vai in artificiale e poi devi uscire in libera, io ricordo robe e loro che... lo facevano, loro erano diventati Vettori e Giordani, Vettori forse ancora più di Giordani, comunque le loro vie alla fine sono molto pericolose perché magari sono tratti di 7A, ma tra pseudo, tra virgolette, soste intermedie a cliff dove loro si fermavano. Poi tu ti ritrovi, e per quello che Rolando si era un po' arrabbiato ai tempi di polemica, perché tu andavi a fare un tiro di difficoltà dichiarato 7A, ma erano passaggi di 7A da cliff a cliff, magari su un tiro di 30 metri, e poi lui cadde su fortuna per quello, il tiro era magari di 8B. No? Beh, io lì comunque ci vedo un'evoluzione dell'arrampicata. Cioè, beh, indubbiamente quelle vie lì, unito alla libera, indubbiamente poi Matteo aveva detto indubbiamente poi quei tiri lì fatti in libera sono dei capolavori senza senso, perché in effetti in mezzo non c'è niente. Sì. No, ma puoi fare tiri che in libera non sali, devi anche avere il in libera non sali, cioè su un muro liscio, comunque non lasci niente, a 3, a 4, sì. No, metti qualcosa e poi immagina vai in libera. È quello che facevano lì, loro, lì Marmolada, sì, in Marmolada, però beh, lì Luigi Rieser ha fatto un capolavoro, no? Sì. Quello del, come che sempre ha il nome in tedesco, non mi ricordo più il nome della via, sì, che era, aveva fino all'8A, fino al decimo meno, sì, era un 8A alla fine, sì, che, sì, 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 sì. Credo che tra l'altro fatto nel 95-96, sì, 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 quindi insomma, sicuramente io credo che sia stato un bel passo avanti quello lì. Matteo, che oggi ha, mi pare, 4-5 ripetizioni. No, ma poco. Non sì, se ne è parlato forse in un episodio. Poi sì, l'aveva citato Gallo, comunque anche sì, per chi scalava in falesia, come Andrea Gallo, che comunque è anche giornalista, sì, fotografo, era una notizia che aveva destato molta sensazione, anche perché sì, chi scala in falesia sa che un 8A. E se è vero e ha quel tipo di protezione lì, è una cosa che dici, ma sì, vuol dire proprio spingersi, no, a livello sì, mentale, vuol dire avere un livello superiore, insomma, all'8A. Magari non è neanche tantissimo superiore, ma mentalmente certamente, mentalmente molto, di certo, molto superiore, molto molto superiore, sì. Poi devo dire che a me personalmente c'è stato uno spartiacque, cioè un prima e dopo il film di Fabres a Baffin. No, scusa, non a Baffin, quando erano andati a liberare la via dei tedeschi. Baffin, sì, sì, Asgard, sì, che poi sono andati anche gli Uber, poi l'hanno fatta loro, sì, sì. Perché vedere qualcuno come Favres o come Villanueva che cadevano di 25 metri, almeno 20 metri, non so qual è. E poi la prendevano in maniera anche non tipo alpinismo eroico, cioè, ridevano, cioè quel film lì, no, quel film lì ha cambiato molto la mentalità. Prima di tutto, sì, ho detto, caspita, si può spingere così tanto. Secondo, non è che facevano vedere la cosa come, non so, sofferenza o drammaticità, no, si divertivano pure.
Prendi la cence finché non prendi la cence. Beh, comunque anche gli Uber ho in mente delle vie con dei voli, dei run out veramente scandalosi. Eh sì, anche se hai quel controllo per scalare su quelle difficoltà e più o meno non curartene, diciamo, se strapiomba sai che cade nel vuoto. Comunque anche se sai che non ti fai male se cadi, dopo un po' di metri, sai. Sì, poi loro l'hanno fatto come le holding in quelle situazioni là, lontanissime da casa, cioè sono aperture anche, che, cioè, sì, un conto è farle in Vendeno, al Civetto, alle Tre Cime, un conto è farle in Antartide, in Karakorum. Cioè fai quelle aperture in quei posti lì dove, cioè, non è che dici, vabbè, tocco la caviglia, me la gioco, mi viene a prendere qualcuno, non è che sei proprio... No, ecco, una roba che vorrei chiedere a Sandro è questa cosa del volo. Quando è che hai iniziato a essere un po', diciamo, sdoganato il cadere, sprovare, cado? Eh sì, perché anche Manolo nell'altra puntata ha detto noi non pensavamo neanche a cadere. La risposta è semplice, con lo spit. Prima mai? No. Non esisteva. Cioè, quindi stiamo parlando... Lo escludo proprio, 80. Lo escludo. Lo spit ha cambiato questa situazione, insomma. Quindi alcuni, nessuno ha mai usato il volo su chiodo. Non è mai cambiato. Cioè. No, Potete darmi 25 spirit che io comunque ho paura di cadere. Però in altri invece l'ha cambiata come, insomma. E lo spirit tiene, si sa che tiene, quindi voliamoci pure sopra. Cioè fine, che ne so. E sui chiodi a pressione? Mi gioco. Beh, preferisco un chiodo, no? Ma io sono volato su un chiodo a pressione. Sì. Cioè, secondo te nessuno spingeva in apertura con sotto il cuneo di legno o il chiodo a pressione? No, non era concepibile. Allora, la paura di cadere... Cioè, Manolo era così sicuro di salire libera sulla Carless o su... Questo bisognerebbe chiederlo a Manolo, ma comunque... sai, se hai parecchia birra e... ce l'hai nelle dita, insomma, hai quel grado lì. Quindi secondo te è stato lo spit in montagna che ha portato a... Però a io dire... penso che comunque anche Manolo sulla non so, per dire, sulla Carlesso, che magari, voglio dire, non era neanche così difficile per lui, il fatto comunque di eventualmente di cadere su questi chiodi gli faceva abbastanza paura. Tant'è vero che, se non sbaglio, ha detto che ne ha messi, non so se uno ogni 100 metri, ne ha agganciati. Quindi, beh, in quel caso il dubbio non ti viene proprio. Appunto, cioè, è meglio non agganciarsi neanche. Però sapevo che forse anche qua al Nimbio, penso anni 30, così già qualcuno, tipo comici... in qualche modo ogni tanto provava a fare il volo per provare, cioè non certo. Esisteva già un pochino, cioè quelli magari proprio più avanti, quella mentalità iniziavano un pochino a averla, no? Assolutamente, c'erano le prove, l'ho fatto anch'io, insomma, di provare a cadere su un chiodo, eccetera, però il tabù è stato tolto dallo spit, guarda. Pensavo invece il tabù era la corda dinamica o in canapa. Quello fa una gran... più che lo spit e il chiodo, no? Sì. Dio, cadere con una corda di canapa statica legata in vita non ti viene tante volte. Sì, però la corda di canapa in realtà... E poi anche il mezzo di assicurazione. Sì. Anche quello è cambiato tutto. Okay. Dinamico, statico, una volta che uno ha cominciato a capire come funzionano le cose a livello proprio fisico, no? Allora, io direi di concludere qua la puntata, però mi sento di dare un consiglio. Di lettura, io personalmente ho trovato un libro che vi consiglio di trovare a tutti, tu ce l'avrai sicuramente, che è Oltre il rischio, che a me cambiò. Ah, l'ho letto. Sì, in Italia fu edito dalla Corbaccio, perché lì c'erano, a parte che l'idea Uomini e pareti poi l'ha presi da quello, lì c'erano delle interviste a vari scalatori e mi ricordo che ci fu Jeff Lowe, che era, si fidanzò ai tempi con Catherine de Stivel, che era, veniva dalle gare, e lui disse questo, che prima di tutto rimase stupito dalla prima palestra d'arrampicata a metà di anni 80, o fine anni 80, no, metà di anni 80 negli Stati Uniti, incredibile, tu
in 6 mesi arrivi al 5.12, che penso sia sul 7A, 7B, più 7B, no? E secondo, effettivamente, andando con Catherine Destivelle mi sono reso conto che se poi sei forte in libra, in montagna fai molto di più. Lui che era già un alpinista fenomenale, no? E quello mi ha lasciato molto, mi ha molto colpito, perché era stato poi un cambio di mentalità anche totale. Bene, direi grazie a tutti, prossime puntate vedremo. Alessandro, ti inviteremo tra un po', visto che sei sempre un po' il ospite fisso, ormai ospite quasi fisso. Grazie Maurizio, e vi invito a vedere anche tutte le puntate precedenti dei nostri podcast. Alla salute. Salute. Bene. Benissimo.